Dalla Balilla alla Topolino, dalla Moto Guzzi alla Harley Davidson. Grande successo per la 14ª edizione del raduno di auto e moto d'epoca che si è svolto a Qualiano. Per l'occasione, Viale Rosselli è stato adibito a Isola Pedonale. È stato infatti possibile ammirare con stupore e meraviglia il museo a 4 e 2 ruote e in alcuni casi provare qualche vettura. Soddisfazione nelle parole del primo cittadino Raffaele De Leonardis. Quando arrivano anche cittadini da altri comuni, Qualiano ne beneficia, e oggi vedo veramente tantissime macchine rispetto alle altre edizioni, quindi vuol dire che è una manifestazione che sta prendendo corpo e che noi auspichiamo diventi sempre più bella e più grande, e poi è anche un tuffo nel passato nel vedere tanti bei prototipi che vengono mostrati ai cittadini, ai ragazzi giovani che magari non l'avevano mai visti. Un evento sempre più rodato e apprezzato dal pubblico, queste le parole invece dell'assessore ai lavori pubblici Salvatore Onofaro. Io vedo tantissima partecipazione, forse anche più intensa di quella degli anni passati, e ci fa piacere perché abbiamo tanti concittadini sia di Qualiano ma anche cittadini del territorio che vengono a visitare la nostra Qualiano. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale qualianese, è stata organizzata dall'avvocato Giulio Cacciapuoti. Questa è la grinta di chi partecipa ai raduni. Vediamo persone anziane che vengono da un po' da tutte le parti della regione. Stamattina ho incontrato una persona che veniva da paesi vesuviani. Quindi auto e moto che permettono poi di rispolverare un po' i ricordi del passato. Magari quante famiglie sono cresciute e magari qualcuna se n'è anche generata in qualche auto del passato. Quindi godo, diciamo, preferisco che tutti quanti se la godono fino in fondo e così per ogni anno, anche quelli a venire.